Bentornati amici di Obiettivo News, siamo nuovamente qui con una nuova puntata di 2-4 ruote passioni motori, torniamo a parlare di motociclismo, di velocità, in salita e non, e lo facciamo con Simone Cortese, ciao, benvenuto, ciao, ciao Damiano, grazie di essere qua nostro ospite. Tu hai una lunga carriera alle spalle, hai iniziato nel 95 nelle corse in salita e sei stato campione italiano nel 2000. Se ci vuoi raccontare un po' la tua storia agonistica dagli arbori appunto della corsa in salita. Ma come buona parte dei ragazzi della zona, la passione nasce andando a vedere le gare in salita classiche, il Forno Milani, la Chivasso Castagneto, tutte le gare locali. E vedevo questi grandi campioni come Renato che vincevano ed era esaltante. Quindi nasce tutto da quel desiderio lì, cioè di poter correre e magari un giorno riuscire a vincere una gara come Renato. Cominciamo nel 95 con pochissimi mezzi, avevo un CBR stradale, arrivavo, toglievo le frecce e gli specchi e correvo. E prime due gare senza grandi colpi di scena. Prima della terza gara conosco Diego Picatti, che diventerà poi con MT Moto il mio team per tutta la mia carriera, e che giustamente mi dice: guarda, magari mettiamo solo a posto un paio di cosine, potrebbe andare meglio. Mi mette a posto quel paio di cosine e la gara successiva la vinco, Monastero Chiave 95, allora da lì capiamo che forse effettivamente andavamo d'accordo. Continuiamo poi nel 96 tutta la stagione, con alcuni buoni risultati, ma eravamo molto acerbi. 97 iniziamo a fare qualche assoluto, a lottare per il campionato, che perdo poi l'ultima gara da Forno Milani, quando al mattino ho fatto una caduta abbastanza brutta, mi sono rotto il coccige, il pomeriggio sono riuscito solo a fare terzo, quindi per qualche punto... Beh, sono una rottura del coccige direi sì, che va. Vabbè, ma, mi hanno imbottito di antidolorifici, quindi si riusciva a salire. E, 98 proviamo un'esperienza in pista con il trofeo Suzuki, con il GSX-R 600, ma anche lì troppa poca esperienza, però mi aiuta a sgrezzarmi, a imparare un po' di più come si guida. Torniamo in salita nel 99 e nel 2000. 99 per me è un'ottima stagione, su 6 gare, quindi 12 manche, ne vinco 8. Faccio 2 secondi, 1/3 e 1 caduta. Peccato che quell'anno lì la federazione avesse valutato di fare un sistema di punteggi un po' particolare, dove tra il primo e il quinto cambiava pochissimo, quindi bastava una caduta e rischiavi di non vincere il campionato. Infatti non ho vinto il campionato per 2-3 punti, però di quell'anno lì ho a casa una bellissima targa data dalla federazione per meriti speciali sportivi, perché forse si sono un po' vergognati. Si sono resi conto. Vergognati. 2000 torniamo ai punteggi tradizionali e va tutto bene, nel senso che vinciamo le prime 4 gare, ci lavoriamo campioni con un paio di gare d'anticipo, quindi un'ottima stagione dove ho portato a casa quello che dovevo portare. Anno dal 2001 al 2003, grazie al team Marchetti, Agostino Marchetti, splendida persona e grandissimo sportivo. Grazie al team Marchetti, sempre con Diego Picatti come meccanico, ci dedichiamo al trofeo Suzuki. Anche lì abbiamo delle buone soddisfazioni, vinciamo alcune gare, impariamo a correre in pista. Totalmente diverso dalla salita. Che è diverso dalla salita sicuramente. E infatti in quei 3 anni lì faccio un'evoluzione della guida molto importante e soprattutto sono 3 anni molto divertenti, ci siamo divertiti e abbiamo avuto dei buoni risultati. 2003 metà stagione ero in testa, poi un paio di problemi, un errore mio e un problema meccanico ci fanno chiudere terzo, ma va bene così. 2004 passiamo al trofeo Kawasaki, anche lì diverse soddisfazioni, un po' di podi, un'altra bella esperienza, però in quegli anni lì pian piano mi avvicino al mondo dell'endurance. Io in pista ho sempre avuto un piccolo handicap, ossia io non ero uno da giro veloce, cioè il tempo che facevo in prova lo facevo in gara dal primo all'ultimo giro. Nelle gare veloci è un po' un handicap, l'endurance è un pregio, sì, perché, certo, perché comunque avevo una costanza di rendimento anche a gomme usate molto, molto buona.
Quindi 2005 facciamo campionato europeo endurance con Diego Pilia, con Suzuki GSX 3000, finiamo terzi a fine stagione. Fine stagione, fra l'altro, facciamo anche l'esordio nel mondiale a Vallelunga, mondiale endurance, e non finiamo la gara per una caduta del mio compagno, ma comunque l'esordio l'abbiamo fatto. Dal 2006 in poi ci dedichiamo al mondiale endurance, facendo le gare europee del campionato, anche perché io non correvo stabilmente con un team, bensì correvo a chiamata, quindi ho corso con il team Fabio, ho corso con il team X1 al Boldor, ho corso con il team No Limits, che ancora adesso porta avanti il tricolore con ottimi risultati nel mondiale. E nel 2006 colgo anche quello che sarà il mio miglior risultato nel mondiale endurance, ossia un podio ad Albacete, arriviamo terzi ad Albacete nella 8 ore notturna, e quello è stato, diciamo, il top della mia carriera. 2007 proseguiamo nel mondiale endurance, anche qui con qualche buon risultato. Nel 2008 sempre con Diego Picatti mettiamo in piedi un progetto. Un progetto che avrebbe dovuto portarci nel 2009 a correre tutto il mondiale endurance con un team nostro. Conosciamo uno sponsor che ci supporta, quindi decidiamo di dedicare il 2008 allo sviluppo dei mezzi. Ci iscriviamo al trofeo R1 per poter sviluppare la moto con assetti e diciamo mappature adatte all'endurance. Corriamo in gare veloci, ma il nostro obiettivo era quello. E nel frattempo faccio ancora un paio di gare nel mondiale e cerchiamo di prepararci all'anno successivo. 2008 scorre abbastanza normale, alcuni buoni risultati, ma non eravamo lì per fare i risultati. E, se non che per il 2009 riusciamo con, diciamo, la prima tranche che il nostro sponsor ci aiuta, ci fornisce, a acquistare i mezzi, acquistare anche il bilico e tutto. Con la seconda parte, con la seconda tranche, noi avremmo dovuto avere i fondi per fare tutta la parte corrente del campionato, quindi trasferte, gomme e tutto. Purtroppo questa persona viene a mancare prima di quando parte questo definitivamente quel progetto, e quindi si interrompe il tutto e io scelgo di, visto anche che non ero più giovanissimo, scelgo di mettermi da parte per permettere magari a dei ragazzi di poter utilizzare i mezzi che avevamo già acquistato per fare qualche campionato a livello nazionale. E lì si interrompe la mia carriera agonistica, finché Diego Picatti non si deciderà, a voler fare un campionato di motoclassiche d'endurance con me, e allora a quel punto magari riprendiamo. Quindi si deve decidere lui. Colpa di Diego, deciditi, lanciamo questo appello, così no, Simone può riprendere a correre. Nel corso della tua carriera, comunque, come ho visto, così lunga, hai ovviamente combattuto con diversi piloti, con tanti piloti forti. Sì. Quali sono quelli che ti hanno dato maggiormente il filo da torcere? Ma allora, in salita sicuramente mi viene a pensare Stefano Manici, che è stato un grandissimo avversario e amico, posto che in salita eravamo tutti amici, cioè sì, l'ambiente che c'era in salita comunque era meraviglioso, esatto. Oltre a Stefano, in salita sicuramente uno dei più forti che avevo visto, con cui avevo combattuto, era Luca Pedersoli e Mauro Cavalli, e poi Diego Picatti, perché comunque anche lui era un bel manico. Certo. Mentre per quello che riguarda i trofei monomarca, mi ricordo delle belle battaglie con Ivo Arnoldi, con Carnevale, e per poi nell'endurance, beh, chiaramente noi non eravamo un team ufficiale, però ho corso con dei campioni di altissimo livello, con McWilliams, con Kageyama, con Vincent Philippe, cioè dei campioni veramente di livello altissimo. Non li considero miei avversari perché appunto non ero un pilota ufficiale, non avevamo mezzi ufficiali e giravamo su tempi diversi, certo, chiaramente, però è stato bellissimo poter correre con gente come loro, quello sicuramente. Luca Scassa, c'erano anche alcuni piloti italiani forti all'epoca. Qual è che ti ha emozionato, ti è piaciuto di più, le gare in salita o le gare in piedi? Sono molto diverse. Le gare in salita sono molto conviviali, c'è un'atmosfera molto, molto bella, molto piacevole.
c'è una un'amicizia, una complicità e una sportività pazzesca. Io mi ricordo l'anno 2000, San Romolo Montebignone, che è una delle gare dove io tutte le volte sono arrivato in cima, vinto. Non sempre arrivo in cima. Quando arrivato? Quando arrivato. E anno 2000 avevo già vinto le prime tre gare di campionato e al sabato pomeriggio, quando si provava, non mi sono reso conto che avevo iniziato a piovigginare, cado, disintegro la moto e anche un po' me. E per farti capire quello che era l'ambiente, i miei avversari, nonostante sapessero che se io il giorno dopo fossi riuscito a correre magari gli sarei stato davanti, hanno passato la notte a darmi una mano a rimontare la moto. Uno mi ha prestato un cerchione, uno mi ha prestato la forcella, uno mi ha prestato... Cioè, questo era l'ambiente. Le gare in pista, soprattutto a livello nazionale, invece, come ambiente non sono bellissime. Ci sono troppi soldi che girano, ci sono troppi interessi che girano, quindi anche i rapporti tra le persone non sono così trasparenti e non sono così gradevoli a volte. Mentre ho trovato di nuovo un bellissimo ambiente nelle gare di endurance, perché c'è ancora gente che corre per passione. Poi devo dire che le gare di endurance sono emozionanti. Io mi ricordo la partenza del Boldor, dove tu parti, attraversi la pista, sali sulla moto, fai. Quando il primo giro ripassi sul traguardo, sopra di te passano le frecce tricolori francesi. Ti batte il cuore ancora di più, certo, nonostante tu sia già in gara, no? E poi è bello perché ti ricordi la notte dove tu stai lottando con gli avversari al buio, magari piove anche. Tra l'altro il Boldor è particolare perché a Magny-Cours ci sono sul rettilineo principale, che poi è una mezza curva, poi un rettilineo, ci sono dall'altra parte tutti i banchi gastronomici, quindi tu sei lì distrutto, affamato, che stai girando e intanto senti l'odore delle grigliate che faccia, sono gare che vivi molto di più, mentre nella gara sprint tu sì, quasi non accendi il cervello perché sei comunque in una fase agonistica molto forte. Nella gara di endurance tu riesci a vivere quello che stai facendo e quindi è molto più bella, te la ricordi meglio, la vivi meglio, è molto più di concentrazione e di attenzione. Sì, certo, quindi è diverso dalle corse in salita alle corse in pista. Certo. E cosa ti senti di consigliare ai giovani che si approcciano, cioè che vorrebbero, tanti purtroppo poi magari sono anche talentuosi ma non hanno le possibilità economiche, certo, perché alla fine gira è difficile, di gira. È difficile consigliare qualcosa ai ragazzi adesso perché il nostro è uno sport purtroppo non molto economico e una volta si riusciva magari ancora a iniziare dalle gare in salita e poi passare alla pista. Sì, magari venivi notato da qualcuno. Esatto, io quello che posso sicuramente dirgli è non vivetela come un lavoro fin dall'inizio, vivetela come un divertimento, questo è fondamentale. E poi è chiaro che se avete i numeri, i risultati verranno fuori anche gli sponsor, però iniziate a viverla come una passione. Se va bene diventerà un lavoro, se non va bene al peggio resterà una passione, che comunque è moltissimo. Sì, è molto importante, specialmente in una società dove le passioni sono sempre meno. Sono sempre meno coltivate. Esatto, no, quello. Se avete la possibilità provate, ma vivetela come una passione, non come un obiettivo lavorativo o di carriera. Per la tua esperienza, cosa ci puoi dire del moto mondiale? Che vedi? Attualmente? Sì. Allora, attualmente io vedo un Pecco che sicuramente ha raggiunto una maturità che l'anno scorso, anche solo nella prima metà di campionato, non aveva. Ed è un pilota che nella peggiore delle situazioni ti arriva secondo o terzo. Difficile perdere un campionato quando hai quella costanza e la testa, una base di squadra e di moto eccellente, assolutamente, assolutamente, quindi lo vedo molto molto bene. Vedo molto bene un Bezzecchi che sicuramente non ha ancora invece lui questa maturità, però mi ricorda molto un Simoncelli. Sì, anche a me. Anche come carattere. Sì. E,
e vedo diversi ragazzi giovani venire fuori. Ecco, c'è stato forse un periodo in cui sono venuti fuori questi ragazzi giovani dall'Academy. E adesso però non vedo più nessuno dietro. Sì, il problema è un po' interrotta la filiera. Cioè, si è anche dai campionati europei, non esatto. C'è più, se tu guardi la Moto3, sono 3-4 italiani. 3-4 italiani spagnoli. E comunque non li vedo ancora pronti per quindi fare i risultati. Quindi probabilmente c'è qualcosa proprio anche a livello di passaggio, di scout, di talent scout, perché gli spagnoli ci riescono. Gli spagnoli hanno dietro una federazione molto forte, noi purtroppo abbiamo piloti che vengono fuori da un'attività privata, del ranch poi è un'attività privata. Chiaro che con una federazione dietro che magari spinga un po' di più si riuscirebbe a fare meglio, però abbiamo dei piloti a livello mondiale fortissimi, finalmente abbiamo avuto di nuovo un campione italiano e ne avremo un altro quest'anno presumibilmente, facciamo le corna, però vedo anche qualcuno dietro di lui che sta crescendo e che effettivamente potrà proseguire anche dopo Pecco, quindi direi che al momento abbiamo una realtà molto interessante. Sono un po' preoccupato per quello che sarà magari tra 6 o 7 anni. Sì, se non riesce ad arrivare qualcuno che riesca a emergere. Sì. Ci va un po' di ricambio. Sì, no, infatti. Quindi dobbiamo aspettare che Diego si decida, se si deciderà ti rivedremo di nuovo in pista. Per divertirci, ma divertirsi, vabbè, ovviamente. Tanto noi ci divertiamo solo se cerchiamo di andare forte. Quindi esatto, poi altrimenti continuerai a andare a farti 2 giri in moto senza agonismo. Noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite. E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News, su NTV Web e su tutti i nostri canali social. A presto!